Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. L'ospite di oggi è Placido Cherchi, Placido di nome e di fatto, così almeno apparentemente, e credo che anche lui, come tutti, dentro invece deve essere incasinato, quindi non bisogna mai fidarsi delle apparenze. Ha una cosa di buono, che si intende di ciò che dice, anche se a volte lo dice in maniera molto complicata. Io farò di tutto con la mia. L'ospite di oggi è Placido Cherchi, Placido di nome e di fatto, così almeno apparentemente, e credo che anche lui, come tutti, dentro invece deve essere incasinato, quindi non bisogna mai fidarsi delle apparenze. Ha una cosa di buono, che si intende di ciò che dice, anche se a volte lo dice in maniera molto complicata. Io farò di tutto con la mia proverbiale capacità di rendere tutto in soldoni, e con la vostra proverbiale capacità di stare attenti, perché il discorso, per quanto complicato, sia accessibile a tutti. Intanto facciamo l'enunciato sperando di non spaventare nessuno. Ecco, qual è l'argomento che vorresti trattare? Ah, un argomento che mi pare abbastanza interessante nella situazione attuale è quello che Marcuse definiva della desublimazione repressiva. Ecco, dovreste alzare appena appena la voce. Desublimazione repressiva, in soldoni o in spiccioli, cosa significa? Marcuse, quando ne trattava, in quel testo memorabile che è L'uomo ha una dimensione, intendeva accennare al fatto che oggi nella società permissiva, diciamo, che è la tipica etica, no, della società tecnologicamente avanzata, della società opulenta, spesso c'è una forma di falsa libertà, di falsa socializzazione del prodotto culturale, del bene culturale, del valore culturale. E desublimazione è intanto il fatto che certi valori che ieri si davano come sublimi, per esempio, ecco, il suo riferimento è l'età romantica, oggi sono desublimati, cioè portati, messi alla portata di tutti, immessi in una circolazione che ha un vastissimo raggio di ampiezza, appunto, no? Di circolazione, un campo veramente esteso. Ecco, scusa, ecco perché la definisci repressiva? Ecco, la definisce repressiva perché in sostanza il valore ieri sublime era un'arma nelle mani di chi lo deteneva, l'intellettuale per esempio, l'artista per esempio, non lo è più o si smussa in quanto arma dal punto di vista critico nel momento in cui cessa di essere, ecco, un valore alternativo rispetto all'esistente, rispetto a ciò che è, e diviene invece, ecco, un prodotto di consumo di vasta circolazione, consumato da tutti, non provoca più nessuno, non dice più nulla a nessuno. Cioè, ecco, prima invece era alternativo? Prima era alternativo rispetto a una realtà storica deludente, per esempio. Il mondo della letteratura, il mondo dell'arte, la serie di contenuti e di valori che vi si intrecciavano, erano certamente non solo, ecco, il classico rifugio, il mondo dell'evasione, ma erano veramente una sorta di equivalente critico generale dalla cui sponda buttare criticamente un occhio sulla realtà deludente. Ecco, insomma. Ecco, come mai oggi non si può più considerarlo invece alternativa? E non si può considerare più alternativa perché, diciamo, è stato
prepotentemente, violentemente inserito nelle strutture stesse della realtà, dell'esistente, vero? E non funziona come rifugio per nessuno, non può porsi come equivalente generale per nessuno, neanche per lo stesso artista. Cioè, in realtà, non è possibile oggi, perlomeno quanto lo era ieri, un ricorso a questi valori in termini ecco, di discriminante, in termini di metro di misura, no? Per capire quanto sia divenuta alienata, diversa, distorsiva, no? O distorcente questa realtà. L'arte oggi funziona abbastanza poco, la letteratura oggi funziona abbastanza poco, l'amore oggi funziona abbastanza poco, no? I valori etici, un po' tutto l'orizzonte dell'etica sublime oggi funziona abbastanza poco, giusto perché o non esiste, no? O esiste in misura massiccia, a livello generalizzatissimo, così un po' sul comportamento di tutta la società. Ecco, io non ho capito molto bene perché invece prima, cioè cos'è che è mutato, che invece prima fosse alternativa e fosse stimolo e tutto quello che vuoi. Ecco, cos'è mutato, diciamo questa cosa sulla permissività di cui tu parlavi, oppure il tipo di trasmissione, diciamo, della cultura? È probabile che oggi la cultura si trasmetta in maniera banalizzata, diciamo anche come stiamo facendo io e te in questo momento, attraverso la radio, con uno strumento che si ascolta, mettiamo con un orecchio soltanto, mentre con l'altro si conversa con gli amici, per esempio. Oppure perché di fatto è banale la cultura di per sé, cioè quali sono i motivi per cui non c'è più questa carica, questa possibilità, questa alternativa come la definivi prima, oggi? Ecco, io direi che l'alternativa in quanto tale, cioè ciò che c'era di alternativo in tutto questo, è stato aggredito da un duplice punto di vista, cioè proprio nei termini in cui dicevi tu, no? Da una parte si è veramente banalizzato ciò che ieri era sublime, la desublimazione appunto è, di fatto equivale a una banalizzazione del valore sublime, no? Dall'altra, il modo stesso in cui lo si porge oggi, che è questa falsa socializzazione di cui parlavo, di cui parla Marcuse, insomma, ecco, altera evidentemente in misura profonda il rapporto, e non già per ciò che riguarda la forma della comunicazione semplicemente, ma un po' tutta la struttura oggettiva della comunicazione, no? Del mondo in cui ci si trova calati, incanalati e così via. Cioè, in sostanza, proprio la radicale trasformazione delle strutture esistenti a livello di modo di produzione, a livello di economia, a livello di trasformazione della società, evidentemente ha comportato questa espropriazione dei valori alternativi che ieri invece erano impliciti. Ecco. Ecco, questa espropriazione è generale o è soltanto diciamo falsa, nel senso falsa socialmente, diciamo. Vorrei dire, all'interno delle proposte, per esempio artistiche, che oggi si fanno, ci saranno pure almeno due livelli. Uno che è quello della trasmissione dell'informazione attraverso strumenti come questo, e quindi desublimazione, banalizzazione, eccetera. Ma ci sarà pure un livello, diciamo, alto, attraverso il quale si recupera la funzione della cultura così come l'aveva nell'età romantica, o no?
cioè voglio dire, quando la gente si trova di fronte ai quadri astratti, pur con 70 anni di ritardo, e resta interdetta perché, come si dice, tra virgolette, non li capisce, ecco, non si può dire che sia socializzata, neppure falsamente, perché se la gente non capisce vuol dire che evidentemente passa tutto sulla loro testa. E tuttavia esistono però delle persone che invece capiscono. Allora questi due livelli, che sono gli estremi, diciamo, forse non sono i più pertinenti. Rimangono più pertinenti i livelli che stanno in mezzo, quelli che riguardano per esempio le persone che vanno a una mostra, hanno un minimo di informazioni però banali, cioè sono i portatori della sublimazione, e però non capiscono ad alto livello, però nello stesso tempo credono di capire. Ecco, il discorso vale soltanto per questi livelli di mezzo, oppure anche per gli altri, i livelli estremi? Anche nel passato, anche nell'età romantica, c'erano dei romanzi incomprensibili anche linguisticamente, così come c'erano dei quadri incomprensibili anche linguisticamente. C'erano persone che capivano gli uni e gli altri. Ecco, oggi a me sembra, Marcuse sicuramente avrà ragione, io non è che sia in grado di contraddirlo, però mi pare che oggi siano ancora reperibili questi due livelli estremi, ed è su questi due livelli estremi che mi pare che anche nel passato la cultura giocasse. Ma di due livelli, anzi di molti livelli, certamente è il caso di parlare nel momento in cui ci si fa sociologicamente avvertiti, no? Rispetto al problema. Tuttavia, senza voler essere radicale, insomma, per questo, io sarei propenso a sostenere, assieme a Marcuse, che in effetti il processo è tanto largo da riuscire a coinvolgere, a investire un po' tutti i livelli, no? Naturalmente con una gradualizzazione diversa, con una profondità diversa, però in fin dei conti tutti sono un po' toccati da questo processo, e della desublimazione e della repressività di questa desublimazione. Non escludo naturalmente che, per esempio, al livello che tu chiami alto, collocandolo a un'estremità, no, del panorama sociologico, sussista ancora un valore alternativo. Però dal punto di vista della circolazione, con molta probabilità, i casi potrebbero essere tanti, gli esempi potrebbero essere tanti. Ecco, c'è una forma di emarginazione all'interno di canali che al limite potrebbero essere chiamati canali underground, no? Ciò che appare, cioè ciò che risulta poi fenomeno, no? Fenomenologia così manifesta a livello di percezione di massa, in effetti ti riproduce un po' tutta la dinamica e tutta la logica della desublimazione repressiva. Ecco, vorrei fare un caso che forse è molto banale, però abbastanza sintomatico. Al limite, quando io vado ad una tua mostra, vero? Purtroppo è da tanto che non fai una mostra, insomma. Non voglio desublimarmi. Mi rendo conto della complessità del discorso che presenti. Mi rendo conto appunto dello spessore di pensiero, dello spessore concettuale, no, che c'è dentro l'operazione che tu hai fatto e che porti avanti. Però ecco, mentre io per qualche verso posso ritenermi iniziato a entrare nel tuo discorso e a capire questo spessore, anche passando al di sopra, diciamo, al di sopra della forma più immediata, no? Più immediatamente fruibile, così a livello di percezione,
penso alla condizione di colui che invece, non essendo per nulla iniziato, si trovi, diciamo, un po' così, un po' bloccato, ecco, usiamo questo termine, che vuol dire molto, in effetti, no? Nella sua banalità, bloccato rispetto al fatto squisitamente formale, però è bloccato soltanto fino a un certo punto o soltanto entro certi limiti, perché il mondo che tu gli proponi non è un mondo al quale sia del tutto estraniato, no? Cioè è un mondo che appartiene ad una forma di continuità semantica, una continuità di segno, una continuità così di messaggi al limite, no? Di appaesamento all'interno di certe coordinate, di certe forme, che non è in verità del tutto nuovo per lui, no? Perché un qualsiasi attraversamento dei reparti della Rinascente o dell'Uppim, no? Il quotidiano contatto con certe forme standard nelle quali bene o male si imbatte dal bicchiere al portacenere, in sostanza, no? Di fatto lo mette a confronto, no? A contatto con certe funzioni, con certe forme funzione, che, ecco, lo fanno grosso modo partecipare al tipo di discorso che poi ad altro livello tu naturalmente formalizzi, concentri, sintetizzi, rendi più lucido e così via, no? A partire dal cubismo, in un certo senso, si è ingenerata proprio questa continuità del campo semantico, no? Continuità e chiusura al tempo stesso del campo semantico. Per cui ciò che non viene immediatamente percepito e fruito, ecco, meglio fruito, sul piano squisitamente estetico, viene poi consumato sul piano del comportamento, sul piano, ecco, della fruizione del prodotto standard, no? Di quelle forme prodotte dall'industria, no? Sì, ma io continuo a non capire le differenze tra oggi e ieri. Cioè, credo che queste cose avvenissero anche nel passato. Sono convinto che lo spettatore che tu hai indicato, l'ipotetico spettatore che viene a vedere una mia mostra, si ritrovasse poi in fondo anche nell'Ottocento, prima, diciamo sempre, nel senso che aveva un blocco a un certo livello e poi di fatto anche lui, certo non alla Rinascente, ma sicuramente riviveva certe situazioni, si incanalava all'interno di certi parametri. Il problema secondo me è quello di vedere se con gli strumenti di cui disponiamo oggi, che sono molto più efficaci di quelli di ieri, molto più condizionanti, terribilmente condizionanti, se attraverso quegli strumenti sia o no possibile, sia o no vero, che non sia un'illusione appunto, che ci si avvicini di più a questi livelli alti. I livelli alti sono quelli dove il problema viene affrontato nella maniera più problematica, se è possibile dire così. Dunque bisogna essere degli addetti ai lavori, bisogna conoscere tutte le finezze, eccetera, no? Ecco, questo mi pare importante definire, cioè togliersi forse dalla testa che per il fatto che si stampano più libri, che se ne leggono anche di più evidentemente, che si va al cinema, che si ascolta la radio, si vede la televisione, ecco, per questi fatti non è detto che l'informazione, per quanto quantitativamente maggiore, sia oggi qualitativamente maggiore. Cioè probabilmente le grandi masse rimangono e, dice Marcuse, rimarranno probabilmente emarginate, proprio perché questo processo di desublimazione in fondo è un processo di volgarizzazione che non permette l'accesso ai livelli più alti. Ecco, questo mi pare che andrebbe detto, ma senza, credo, fare grosse differenze fra il passato e il presente, salvo appunto le differenze dei mezzi di comunicazione che sono evidentemente fortissime. Non so se... No, hai detto, credo, delle cose interessantissime, no? Però se è il caso di tracciare una discriminante, come pare sia il caso, vero? Visto che pone il problema,
fra il passato e il presente, io credo che ieri ci si scandalizzasse di più, che ieri esistessero le condizioni veramente per scandalizzarsi di più, proprio per la diversità, per l'esistenza, diciamo, di una dimensione, di un orizzonte. Scusa Placido, non più di 20 anni fa, diciamo che 20 anni possono essere considerate contemporaneità, no? Non più di 20 anni fa ci furono delle interpellanze al Parlamento per una famosissima mostra di Modigliani. Adesso chiunque conosca Modigliani tutto potrà dire, meno che i suoi nudi mandino i ragazzini nel cesso a farsi la sega, no? Bene, ci furono interpellanze di questo tipo, proprio per lo scandalo che suscitò questo. È vero che oggi si vedono film molto violentemente volgari, diciamo, ma è anche vero che ci sono tantissimi magistrati che li sequestrano normalmente. È anche vero che ancora oggi la gente si scandalizza, e come. Io non sono così ottimista, perché l'incapacità a scandalizzarsi probabilmente non è soltanto dovuta al fatto che si è banalizzato tutto, ma può essere anche una maggiore maturità, diciamo, può essere frutto di una maggiore maturità. Cioè, non so bene, De Dominicis, per esempio, ecco, 2 anni fa, o quando è, alla penultima biennale a Venezia, espone un mongoloide è vero, in carne ed ossa, e la gente si è incazzata moltissimo, capisci? Quindi certo non si incazza più per un quadro, non è più sufficiente, non si incazza più neppure per la guerra in Vietnam, si è incazzata così, hanno finito la guerra perché avevano capito che non era più conveniente, diciamo, dal punto di vista economico, e l'hanno smessa. Ma la gente non si scandalizza più per queste cose, diciamo, certo. Non si scandalizza, però ce ne sono sempre altre che scandalizzano, e magari sono le meno violente, se vuoi. Il sesso, per esempio, scandalizza sempre. Tutti i casini che piantano le femministe, perché possiamo chiamarli casini? Proprio perché la gente rimane violentemente colpita da cose che pure sono giustissime, sono nella civiltà, sono nel tempo di oggi, eccetera. Quindi non è che siamo stati tutti quanti appiattiti, e per cui ormai l'artista o l'intellettuale in genere non ha più nessuno strumento. Non lo so se forse ho interrotto. Ma c'è una specie di paradosso nella questione, no? A scandalizzarsi oggi sono i notai e i magistrati, insomma, no? Vorrei dire un certo tipo di professionisti o di colletti bianchi al limite, che sociologicamente potresti anche chiamare, che so, frangia alta della piccola borghesia, in sostanza, no? Ora, la Vandea esiste sempre, in sostanza, no? Questa Vandea intellettuale, questa Vandea culturale, di fatto, esiste sempre, e al limite esprimerebbe anche un significativo sintomo di una certa complessità, così, strutturale dei tempi che viviamo. Però, secondo me, a livello di massa, ciò che scandalizza il magistrato, per esempio, il magistrato che ti fa sequestrare un'opera o ti fa chiudere una mostra o ti fa appunto mandare al rogo un film, no? Che dicevo? Dicevi, sì, che è una Vandea, è una parte di gente che si spaventa, questa frangia piccolo borghese. Sì, sono delle forme veramente anacronistiche, no? Anacronistiche nel senso che non hanno nessun rapporto organico con la società che li incorpora, no? Che li incamera, di fatto, anche se poi si trovano in posizioni quasi sempre piuttosto egemoniche, posizioni di potere e così via, insomma, no? Però, ecco, sono molto meno organiche, di fatto, queste frange alla società di quanto non lo siano, invece, organiche, no? Tutte quelle forme desublimate e repressive di cui stiamo parlando, no?
Sì, io però, vede, siccome sono un fissato, sì. Io continuo a vedere i livelli, cioè continuo a pensare ad artisti seri che fanno seriamente delle cose, francamente, di difficile comprensione. Non so, prendiamo non so, i concettuali, per esempio, che a volte presentano proprio degli stracci di progetti, dietro cui dovrebbe esserci tutta una complessità di problemi che si danno per scontati, la cui soluzione anche si dà in qualche modo per scontata perché proposta all'interno di meccanismi scontati, no? Diciamo che forse è la fine dell'arte, chi lo sa, probabilmente non ci sono più idee in giro, non lo so, però il fatto è che anche gli addetti ai lavori di fronte a certe cose non è che si trovino così molto a loro agio. Continuo, ecco, a non vedere i cambiamenti. Io sono anche d'accordo con Marcuse quando, diciamo, nel suo pessimismo, quando dice che è impossibile qualunque capacità eversiva, visto che il sistema ingloba tutto e quindi ogni forma che noi riteniamo eversiva, tutto sommato, si muove ai margini, si muove nelle frange esterne del sistema e non fanno altro che razionalizzarlo ulteriormente. Anche gli indiani metropolitani, anche questo, certo, ritorno di Dada, di atteggiamenti dissacranti, eccetera, il sistema li assorbirà tranquillamente, direi anche gli autonomi, perché prima o poi il sistema si organizzerà per isolarli del tutto. Ecco, quindi non è che su questo punto Marcuse abbia tutti i torti, poi lo vediamo, insomma, tanti di noi hanno perso le speranze della rivoluzione, ormai i compromessi sono fatti in atto, e sono in atto proprio perché sono in atto, forse storicamente non è possibile pensare altro, vabbè, non vorrei impastrocchiarmi troppo in queste cose. Ecco, però credo che una cosa vada detta, che la funzione in fondo è soltanto cambiata perché sono cambiati, la funzione degli intellettuali è cambiata solo perché sono cambiati gli strumenti, ma la loro capacità di porsi come alternativa culturale io credo che esista ancora. Ne abbiamo tante prove nel cinema, per esempio, persino in quello che vediamo nelle sale cinematografiche, che pure è un cinema fortemente condizionato dalla produzione, diciamo, dal fatto che deve rendere denaro, ma lo vediamo persino lì. Se poi andiamo a vedere il cinema underground, quello che puoi vedere in sale riservate, ce n'è anche una a Cagliari, Spazio A, che proietta ogni tanto materiali di questo tipo, e beh, vedi che le proposte sono veramente molto molto stimolanti, credo. O no? Sì, penso anch'io. D'altra parte ecco, non credo che sia scomparsa la figura dell'intellettuale che abbia non solo progetti alternativi, no? E si muova di conseguenza, no? Coerentemente, dico, rispetto a questi progetti, a livello di prassi, a livello di intervento, a livello, ecco, di presenza esercitata. Però, maledizione, io credo che la condizione di questo tipo di intellettuale, una specie che sta diventando sempre più estinta, no? È più stinta al tempo stesso, più stinta, dico, perché non per giocare con le parole, ma perché i colori non sono molto più rossi. Ecco, i colori non sono, tra l'altro, molto più chiari, tra l'altro, cioè non si vedono, sono coperti dal silenzio, sono emarginati, sono terribilmente come dire, catturati, no? da una forma di enominazione, no? Cioè non hanno diritto alla storia, in sostanza. Non hanno diritto alla storia perché oggi più che mai, credo, storicamente, la storia è canalizzata dentro coordinate rigorosamente, come dire, delimitanti, no? E per esempio, che so, il discorso, intanto per accennare a un problema che non è per nulla lontano rispetto a questa tematica, il discorso
della specie che si rivolta, della valorizzazione del proprio corpo e la riappropriazione, no, di ciò che, per esempio, la cultura del capitale ha mortificato, ha messo al bando. La consapevolezza di questa riappropriazione molti intellettuali ce l'hanno. Direi che, per esempio, ce l'hanno a livello fortissimo i giovani. Scusa, qui bisogna che ti interrompa perché dobbiamo girare il nastro. Scusa un momento. Ecco, il nastro è stato voltato e forse è bene che riassuma, perché in questa operazione c'è sempre un buco terribile in questa radio. Dicevo, la consapevolezza di della fine di una struttura, cosa alla quale io credo abbastanza, una struttura che è la struttura del modo di produzione capitalistico, che si trova ormai ad una fase estrema, no? Veramente ad una fase terminale, così storicamente, del processo addirittura biologico, no? La consapevolezza che sia la stessa specie a rivoltarsi contro il capitale e che ci sia di fatto una rivoluzione permanente di questa di questo rifiuto, in questo rifiutto, è una consapevolezza che appartiene a molti, però è difficilissimo farsi intendere, no? Difficilissimo farsi capire nella natura profonda di questo tipo di problematica o di questo tipo di messaggio. Perché? Perché credo che veramente la mente sia coperta da una sorta di guscio di aragosta, no? Un guscio di ostrica che è difficile far saltare. Ecco, intravedere la soluzione alternativa, o meglio il trascendimento dell'esistente, in questi discorsi molti intellettuali ce l'hanno, ecco, questa percezione. Però la possibilità di comunicare questa percezione e di formalizzarla nel momento in cui appunto la comunicano è una possibilità sempre più limitata, secondo me, no? Ecco, limitata dal fatto che è necessario disporre di codici adeguati. E adeguati vuol dire codici eversivi, la capacità della gente di riproporsi i codici, di rinnovarseli, oppure una possibilità che viene meno dal momento che il sistema si è così bene organizzato che è difficile scalfirlo da qualche parte, con la speranza che, essendo proprio un sistema, una struttura, questa scalfittura possa poi determinare una reazione a catena e un crollo, diciamo, no? Ecco, quale delle due ipotesi supponi più ragionevole, o perlomeno più ottimistica? Ma senza dubbio c'è la grossa questione della decodificazione da una parte, no? E della scoperta di codici eversivi, no? Senza dubbio, questo forse è il centro della questione a livello informativo, di comunicazione e così via. E dall'altra però c'è il fatto che questo uomo che sono io, che sei tu, no? Questa specie alla quale apparteniamo, dispone di una soggettività che è troppo astrattamente formalizzata all'interno delle condizioni di cultura nelle quali da secoli, no, ci si muove. E far saltare veramente queste condizioni o queste coordinate dentro le quali ci si muove per trascenderle, no, fare il salto mortale della decodificazione totale, questa è veramente una cosa difficile. È una cosa difficile che trova difficilissimi spazi, o non ne trova affatto, all'interno, ecco, degli stessi termini, delle stesse parole di cui disponiamo. Io credo che, per esempio, a livello artistico,
a livello letterario, a livello figurativo e così via, in molti casi ci sia la precisa consapevolezza di questo fatto, di queste condizioni, e che però no, si tratti proprio delle classiche voci, no, che chiamano nel deserto, che declamano nel deserto, insomma. Io non credo che neppure esista, io sono più pessimista a questo riguardo, perché credo che qualunque operazione di decodificazione non possa essere totale nel momento in cui ciascuna persona pretende, o pubblicando un libro, o facendo una mostra, o facendo un concerto, di mettere al corrente l'altra parte della specie, no? È evidente che in questo meccanismo devi comprendere una serie di codici che siano istituzionali, e devi comprendere anche la capacità di conoscere i meccanismi, che sono anche quelli purtroppo istituzionali, di violenza da apportare ai codici stessi. Quindi non credo che neppure, ecco, torniamo ancora agli indiani metropolitani, neppure questa loro irrazionalità è così irrazionale. Del resto è una cosa vecchia, diciamo, Dada aveva fatto queste cose e noi oggi le comprendiamo, e le comprendiamo proprio perché non erano il salto mortale, cioè non erano la decodificazione totale, erano, se vogliamo, un rifiuto dei vecchi codici, ma intanto i vecchi codici uscivano dalla porta, rientravano dalla finestra per riproporsi come strumento di comunicazione, altrimenti questi individui avrebbero dovuto veramente starsene tutti nel loro studio a parlare contro il muro e a parlare con se stessi. Nel momento in cui uscivano fuori, uscivano nelle strade, facevano delle cose, mostre o quello che si vuole, beh, in quel momento per forza dovevano affidarsi a codici, anche il contrario del codice, se vogliamo, no? Ecco, però il meccanismo era semplicissimo, bastava che uno riflettesse sul suo contrario per capire quello che volevano dire, no? Quindi direi che questo è un destino, direi che la rivoluzione totale è veramente nella testa dei matti, perché non è pensabile che le masse, ma non solo le masse, anche gli eletti, diciamo, quelli che si interessano precisamente di un settore ristrettissimo, eccetera, anche loro devono per forza, comunicando, fare i conti con gli strumenti di comunicazione, che a volte sono di per sé molto condizionanti. Oggi abbiamo per esempio i codici della televisione, i codici della radio, i codici del cinema, che veramente ci stanno portando fuori dalle cose. Ci sono moltissimi giovani che vedono attraverso la televisione, vedono la realtà attraverso la televisione. Tu pensa che la gente non si incontra più nelle strade, non si incontra più da nessuna parte, e la percezione del mondo la si ha attraverso i codici della televisione. Allora la televisione non è la verità, neppure come veicolo di informazione, è uno strumento che fa i conti anche quello con un linguaggio. Il linguaggio dello schermo piccolo, il linguaggio del bianco e del nero o del colore, PAL o l'altro colore che si doveva adottare. Questi sono condizionamenti che lasciano fuori dalla percezione della gente, di moltissimi giovani, una larghissima fetta di realtà. No? Queste sono adesso le condizioni tristi. Quindi la difficoltà di uscire, la difficoltà a fare questo salto mortale, non è soltanto dovuta al fatto che diciamo, è un'utopia, e diciamo anche fuori dai meccanismi della ragione, almeno anche quella più aperta, più disinvolta, più disposta a rovesciarsi. È proprio una questione di intruppamento maggiore. Prima magari ti intruppavano con il catechismo, metti, no? Ed era attraverso il catechismo che capivi il mondo. Oggi ti intruppano attraverso la televisione, ed è attraverso la televisione che capisci il mondo. Cosa vuol dire capire il mondo, però? Se ci poniamo la domanda, senza dimenticare questo problema, e con la prospettiva del salto mortale, veramente c'è da tirarsi un colpo. Non è che ci siano molte alternative.
Oddio, sono un po' metafore, no? Quando si dice salto mortale, quando si dice rivoluzione totale, quando si dice rivoluzione che è nel cervello dei matti e così via, no? Certamente hai ragione quando ridicolizzi un po' queste espressioni. Tuttavia, io, ecco, nella misura in cui non restano sufficientemente ridicolizzate, mi piace appartenere abbastanza, no, a questa specie di matti, no? Sì. Che ci credono, no, nella possibilità di una rivoluzione totale. È evidente che per il momento, e questo è anche il senso della posizione marcusiana, in fondo, vero? Che per il momento questa possibilità è soltanto a livello critico. È una prassi distruttiva, è una critica che non risparmia nulla. È la critica del salto mortale, nel senso che veramente ribalti tutto e cerchi di portare una sorta di rivoluzione copernicana, diciamo, no? All'interno del tuo stesso modo di essere, del modo di essere che ti individua nella società, ecco, nelle tue funzioni quotidiane, nei tuoi bisogni quotidiani e così via, no? Ora, se criticamente si resta abbastanza avvertiti da questo punto di vista, io credo che veramente la desublimazione repressiva, diciamo, non avrà molta vita, non avrà molto spazio, no? Perché intanto criticare significa contemporaneamente anche, o meglio, implicitamente, costruire. Costruire perché, ecco, se non altro riscopri certi valori che sono stati desublimati, li scopri nella loro profondità, cioè li ridotti di senso, un senso che è stato appunto, che è andato perduto, è stato espropriato proprio nel processo di massificazione, no? E lo riscopri e te lo appropri, te ne impadronisci, lo usi, o meglio ti ci identifichi, cosa assai più importante, no? E in fondo vai alla scoperta di un tuo entroterra, di una tua storia, di una tua specificità, scopri la tua differenza, scopri il diritto ad essere diverso, no? Il diritto ad essere te stesso, in sostanza. Ecco, forse un termine che è stato un po' troppo abusato da una lunga tradizione di tipo esistenzialistico, no? L'autenticità, l'identità e l'autenticità, vero? Ecco, all'interno di una terminologia codificata e data, probabilmente finiscono con non significare più nulla, con l'essere appunto oggetto, prodotto e vittima, no, di questa desublimazione repressiva, vero? Ma all'interno di una prassi esistenziale personale, no? Personale o di gruppo, insomma, dipende, vero? Queste cose possono ancora avere un senso. Secondo me, ecco, il fare arte, lo scrivere, il dipingere, oggi si collocano all'interno di una ricerca di questa natura, no? Probabilmente a livello di comunicazione il discorso è già, ecco, la battaglia è già perduta in partenza, perché il prodotto subisce quella che Sartre chiamava la parte del diavolo, no? Una volta immesso nella circolazione, poi non si sa dove andrà a finire e che sorte avrà. Ma a livello di colui che fa, del soggetto che opera, no? Cavolo, mi pare che ci sia veramente, no, tutto un quadro di interessi, di scelte, di profondità, direi, no? Molto semplicemente, che hanno un senso preciso. È il senso del rifiuto, del rigetto, della rivoluzione anche al limite, no? Ecco, non sarà anche questo cenno che faceva Sartre, questa parte del diavolo che una volta immessa nel circuito non si sa dove vada a finire, non sarà anche questa una forma di coscienza abbastanza utile, nel senso che avvengono cose, direi, curiose, per esempio...
la convinzione che noi ricaviamo dalle letture che facciamo, dalle conversazioni che facciamo, che il mondo vada in un certo modo, e poi la sorpresa, la scoperta che il mondo non va in quel modo. Potremmo citare esempi di elezioni, di referendum, per esempio, quante cazzate non abbiamo detto, no? E quante sorprese non abbiamo avuto. Questo cosa significa? Significa che sì, il prodotto una volta immesso in circuito non si sa dove vada a finire, ma dicendo che non si sa dove vada a finire, non sempre si deve dire che va a finire male, che non ha un ritorno a boomerang positivo. Cioè questa coscienza del collettivo che ridiventa personale, che viene riutilizzato e rimesso in circuito con questa impossibilità di controllo, perché effettivamente non c'è, ma con la possibilità di riverificarlo quando si manifestano i fatti. Beh, questo credo che sia una delle cose che molti intellettuali hanno capito. E credo che sia un bene perché in qualche modo si esce dalla strettoia, da questo meccanismo rigidissimo del codice come tale, dell'operazione artistica giocata all'interno del codice e basta, senza questa indeterminazione che il codice subisce una volta che è messo in circuito e questa possibilità di riutilizzazione, direi in termini eversivi questa volta, forse autenticamente eversivi. Ecco, questo credo che sia una strada ancora percorribile, perlomeno per chi ama ancora stare dalla parte dei matti, come dicevi tu, Certo. no? Beh, intanto è molto importante in tutto il processo, secondo me, è il grandissimo bisogno di comunismo, no? Che tocca a chi che sia oggi, eh? Al limite direi anche l'alto funzionario, no? Così l'uomo d'affari e così via, il protagonista del capitale. Questo grande bisogno di comunismo, è di riappropriazione della comunità nel senso in cui ne parlava Sua Altezza Marx, no? La Gemeinwesen, la comunità umana, dove l'uomo è veramente uomo, insomma, dove l'uomo è veramente uomo con la pienezza, no? Dei suoi appagamenti estetici, cioè bisogno di comunismo che è contemporaneamente bisogno di esteticità. Ecco, il fatto che nel fare individualmente, nel fare arte individualmente, no? In questo gesto che è per eccellenza estetico, no? Appago bisogni miei, mi traduco, mi oggettivo, faccio defluire, vero? Mi conosco. E così via, io abbia anche la percezione di un pubblico al quale è destinato questo, vero? Abbia contemporaneamente la percezione, ecco, di un dialogo, di un rapporto, di una relazione, no? E che poi, ecco, il contenuto di questa percezione, lo possa ritrovare a livello collettivo, eh? Proprio alla fine di quella vicenda della parte del diavolo di cui stiamo parlando, no? Il riferimento a Sartre, no? È l'incontro che si può verificare fra la prima percezione e la verifica terminale di questo processo. Bene, al limite questo potrebbe essere una verifica totale, no? Del discorso, intanto della tua posizione, della correttezza o meno della tua posizione nel momento in cui iniziavi l'operazione. E poi, vero, del fatto che non è stato vano, non è stato inutile, ti è servito se non altro per recuperarti a livello di collettività, con le tue specificità però e con le tue differenze, all'interno di tutto questo processo, no? Ecco, dici, non è stato vano, non è stato inutile, e dico io, nonostante tutto, Nonostante ecco, tutto, nonostante certo. tutto, oppure, ecco, sarebbe molto più utile se la società si organizzasse diversamente in maniera da favorire questo andamento a boomerang del messaggio, se vogliamo, no? Sì.
Ecco, in un sistema come il nostro, liberista o falsamente liberista, perché il nostro è un sistema abbastanza curioso, no? Quando c'è da guadagnare, l'individuo guadagna, quando non c'è da guadagnare è la collettività che viene ricattata, allora non si chiudono le fabbriche perché siamo noi a pagare gli errori dei privati e così va bene, liberista così un po' a ridere. Ecco, in una società come questa, abbastanza irrazionale, seppure razionalissima Ah, per altri certo, no, sistemi, no? certo. Ma irrazionale nel senso che non tornano i conti, eppure però li fanno tornare C'è il ugualmente. paradosso dell'échappement, no, del Sì. Ecco. capitale, no? L'irrazionalità della razionalità, della iperrazionalità, no? Certo. In una società come questa, certo di ostacoli perché ogni processo così conoscitivo non resti inutile, gli ostacoli ce ne sono tantissimi, moltissimi. Noi si parlava della televisione, si diceva che ha i suoi codici, che sono i codici dello strumento di per sé, ecco, le valvole, il vederlo di sera, con una certa luce, seduti, con i visi, le immagini grandi, una certa così, eccetera. Ma ci sono anche i codici del potere, la possibilità di dire o no certe cose in un modo piuttosto che in un altro, la possibilità di creare problema attraverso il linguaggio utilizzato. Ecco, ci sono anche questi elementi che giocano moltissimo. Non so, basterebbe vedere i libri per le scuole, per esempio, i libri di testo, per rendersi conto che veramente lì c'è un gioco pesantissimo di appiattimento, di imbottigliamento delle intelligenze, proprio di tipo linguistico, dove la lingua usata nella maniera, il linguaggio in genere usato nella maniera più ovvia, più banale, è quello che più serve per intorpidire la mente, per ricacciare indietro l'immaginazione, per non permettere a nessuno di usare la propria intelligenza, o perlomeno fare in modo che un giorno la imbottigli del tutto e quindi diventi il buon cittadino che ossequiente delle leggi, della famiglia, della Chiesa, non so, di tutti questi valori che non si toccano mai, eccetera, no? Ecco, una società diversa, tu dicevi il grande bisogno di comunismo, una società diversa, come credi che risolverebbe questo problema della comunicazione che non sia determinata dall'alto, che non sia massificante, che non sia appiattente? Noi abbiamo con questa storia delle radio libere, questo grosso problema esiste, ci sono non molte, pochissime, anzi direi, radio che utilizzano lo strumento con una capacità linguistica nuova, persino la radio nazionale sta riutilizzando, ecco anche lì la parte del diavolo che ritorna, no? Sta riutilizzando queste sperimentazioni dovute il più delle volte alla mancanza di denari e quindi all'arrangiarsi un po', ecco, non so, le interviste per telefono per esempio sono invenzioni delle radio libere, cosiddette libere, però ho perso il filo. Ah, ecco, volevo dire, in una società comunista, in una società diversa, profondamente diversa da questo problema della comunicazione che non sia appunto condizionante dall'alto, come crede che si possa risolvere? Si parla per esempio appunto di monopolio dell'informazione e di libertà dell'informazione, si ha paura della libertà dell'informazione perché giustamente si pensa che chi la prende in mano poi sono quelli che hanno più potere, non so, Radio Libere marcia meglio chi ha una emittente più forte, per esempio. Un'emittente più forte vuol dire anche più denaro, marcia meglio chi ha più strumenti, è evidente, per quanto si possano fare tante cose anche con pochi soldi, se ne fanno sicuramente di più con molti soldi, no? Questo è evidente. Ecco, in una società invece libera, in una società in quella società di cui abbiamo bisogno, cosa credi che succederebbe? Forse un discorso a pera, ma insomma, No, noi siamo per le non è un utopie. discorso a pera, ma è evidentemente un discorso terribilmente grosso, insomma. Certamente, intanto, forse le metafore di cui ti sei servito, ecco, questi sistemi di comunicazione, la radio, eccetera, sono difficilmente traducibili all'interno di una società comunista, così come
utopisticamente, no? È il caso di parlarne. Però secondo me, ecco, la risposta più verosimile che si possa dare è quella reperibile nell'ideologia tedesca di Marx, no? Il rispetto della tua differenza, della tua specificità, della tua esteticità, dei tuoi bisogni a titolo umano, veramente umano. Per cui sei di mattina pescatore, no? Alle 10 di mattina invece sei critico, alle 2 del pomeriggio sei ancora altro, cioè il fatto di essere svincolato così dalla riproduzione di certa vita materiale secondo il ritmo dei bisogni codificati e così via, ebbene questo ti può restituire effettivamente la tua totalità umana. La comunicazione all'interno di questo nuovo modo di essere integrale e autentico contemporaneamente, vero? Che forma potrebbe avere? Certo, è un grosso interrogativo. Secondo me, per quel che mi riesce di percepire, no, di intravedere, così molto grosso modo, si tratterebbe di una comunicazione certamente senza i problemi della comunicazione. Cioè ipotizzi una società che non solo è più giusta ma è anche più capace di processi problematici di decodificazione, diciamo, cioè la capacità di giocare all'interno dei codici e quindi di avere un'immaginazione totalmente sbrigliata, totalmente libera. Sei tu con la tua fantasia, con la tua immaginazione, con la tua pienezza, no? Non ci sono né problemi di codificazione né di decodificazione, vivi veramente così, no? Quindi sono una bella società di artisti. Anche se, no? Oggi bisogna dirlo, gli artisti fra di loro proprio non comunicano affatto. Bene, ormai siamo arrivati alla fine, come vedi il tempo corre molto in fretta, forse non si potrà dire altrettanto per chi ci ascolta, vabbè, pazienza. Comunque anche oggi siamo riusciti a portarla a termine, credo bene. Ecco, ti ringrazio per essere intervenuto. Chi vi ha parlato è, oltre a Tonino Casula, Placido Cherchi, che ringrazio ancora, assieme a tutti voi che ci avete ascoltato. Arrivederci. Abbiamo trasmesso Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.